Quindi si devono connettere al di sopra della generazione o la connessione naturale sarà abbastanza oppure c'è. No, le nazioni non avranno bisogno di lavorare nella modalità che noi facciamo nel creare la governanza, l'organizzazione, il sistema operativo. Piuttosto avranno bisogno di connettersi tra di loro basati sulle nostre raccomandazioni, a modo che ciò che succederà in loro sarà quello che succede in noi. Per cui Israele è chiamato io ho la testa. Ma anche loro saranno al di sopra della ragione? No. Per loro è una cosa diversa, è soltanto l'annullamento verso la connessione. Noi ancora non possiamo esattamente discernere quali sono le differenze nel lavoro spirituale tra quelli che hanno l'inclinazione verso la connessione al Creatore, il quale è chiamato Yashar Kel, diretto al Creatore Israele, e quelli che non hanno questo. Questa gente può essere dispersa intorno al mondo, quelli che hanno l'inclinazione chiamata Israele, e dentro l'Israele corporale anche c'è gente che non ha un'inclinazione. Quindi è così che dobbiamo lavorare con questo, sì. Ma questo processo del desiderio che cresce e poi di nuovo annullamento verso la connessione, questo esisterà anche nelle nazioni? La crescita del desiderio e poi l'annullamento verso la connessione, ogni volta di nuovo che non può funzionare, anche in loro succederà di nuovo e di nuovo? Sì. Questo significa che i popoli del mondo porteranno il popolo di Israele sulle spalle, il Rosh del Parsuf, cioè l'ascesa accade ai dipendi di Ahab che costantemente cresce e obbliga Galta Ve'enayim al lavoro. E questo annullamento saremo in grado di farlo solo, lo potranno fare solo con il nostro aiuto, l'annullamento verso la connessione. Certo, chi fa questo annullamento? Chi fa questo annullamento? Noi o loro? È un lavoro mutuo, perché se la mancanza non fosse per loro, l'esecuzione è per noi. E l'annullamento, nella ragione, com'è diverso dalla connessione? Rav, quando noi ci innalziamo al di sopra della ragione, dobbiamo assorbire le mancanze anche da loro, perché Israele esiste soltanto al fine di raggiungere l'Ahab a loro, e questo è chiamato Israele che esce dall'esilio soltanto al fine di raggiungere le anime delle nazioni con loro. Tramite questo possiamo portare contentezza al Creatore. Questo significa che qui la giunta è di portare contentezza al Creatore? Bravo. La giunta è l'obiettivo, non è soltanto una giunta. E deve essere un lavoro mutuo con l'Ahab, quindi non puoi andare avanti neanche un millimetro, neanche solo un pochino, senza pensare a divulgare la saggezza del Kabbalah tutto intorno al mondo. Sì. Perché non abbiamo il proprio ego che possiamo superare e usarlo per innalzarsi al di sopra? Non lo puoi realizzare, non puoi realizzare il tuo ego perché il tuo intero ego capisce il sistema, il tuo ego esiste soltanto al fine di attaccarci l'Ahab, di correggerlo e portare contentezza al Creatore. Puoi provare di fare qualunque cosa che vuoi, puoi, te stesso non puoi portare contentezza perché non sei il recipiente, l'Ahab porta contentezza al Creatore. Galkalta Ve'enayim non esiste oltre al fine di correggere l'Ahab. Quindi l'ego Israele è soltanto al fine di correggersi all'ego delle nazioni del mondo? Certo, è l'unico motivo. E per cui,
quello che abbiamo letto nella la corna del Messia, che prima dobbiamo prendere cura della divulgazione della Kabbalah al mondo, e capiranno e vedranno e sentiranno ciò che facciamo. E in questo modo possiamo cominciare anche a riempire il nostro destino, non altrimenti. Che cosa dice qua? Che prima ci deve essere la divulgazione della Kabbalah a tutte le nazioni, gli idolatri. Anche qui abbiamo un brano, dice, vai, leggilo, lo sto cercando. Brano 34. C'è una condizione preliminare perché tutte le nazioni del mondo che siano piene della conoscenza del Signore, come ne è riuscita dell'Egitto, quando c'era una condizione preliminare, quando anche il Signore è vero i suoi comandamenti, permetteranno di uscire. Per cui dice che ciascuna delle nazioni teneranno un uomo ebreo e lo guideranno alla Santa Terra, e non basta che saranno in grado di uscire da sé e di realizzare dove le nazioni del mondo hanno una tale conoscenza, un tale desiderio. Dovreste sapere che tramite la divulgazione della vera saggezza, in modo che ovviamente vedranno che il Signore è vero e la Torah è vero, e la divulgazione della Torah nelle masse è chiamata shofar, corna, come la corna che viaggia a una grande distanza, in modo che l'eco della saggezza si espande in tutto il mondo e che la saggezza incontra che c'è una saggezza divina in Israele. Cioè c'è una divisione chiara qui tra quelli che hanno l'inclinazione verso la beatitudine dai tempi di Abramo, da questa piccola civilizzazione che esisteva qua, quelli che sono attratti adesso e che durante la storia molto molto più li hanno raggiunti. E questo raggiungimento è molto grande, c'è Rabbi Akiva, tanti delle nazioni del mondo li hanno raggiunti, vale a dire, qui l'esempio è che in tutte le nazioni la gente si risvegliano verso questo, non è soltanto qualche quantità limitata di scintille e basta, e anche in alternativa è possibile che da Israele tanti cadono alle nazioni del mondo, e c'è anche Galgal Tavenaim delle nazioni del mondo e Galgal Tavenaim di Israele, Achab di Israele, Achab delle nazioni del mondo, e quindi dobbiamo, ecco, più importante è di divulgare la saggezza per e che così porteremo tutti più vicino della connessione. Ma il lavoro deve essere mutuo. Non è che ora lavoriamo con tutti i nostri amici intorno al mondo. Loro appartengono tutti a Yashar Kela, al Rosh del Parzuf. Ma piuttosto quando tutti noi divulghiamo la saggezza della Kabbalah all'intero mondo, e io penso che il tempo sta avvicinando velocemente a questo, perché più le nazioni del mondo mostrano odio verso Israele, è solo una cosa esterna, ma quando all'interno comincia ad essere un confronto tra Galgal Tavenaim e Achab, allora questa divulgazione è richiesta, desiderata, può essere sentita, perché l'odio apre le orecchie, apre il posto di ricezione. E allora saremo in grado di divulgare. Moscou.